Strategy Toolkit, che cos'è? Sono le analisi che mi servono per quel famoso capitolo pieno di numeri. È diviso in quattro parti. Due positive e due negative, quindi la metà piena del bicchiere e la metà vuota. Nella metà piena abbiamo i punti di forza e le opportunità che possono nascere da questi punti di forza e le debolezze e le minacce che nascono da queste debolezze. I punti di forza e le debolezze essenzialmente non sono necessariamente punti dal punto di vista tecnologico. Una forza può essere avere un marketing manager che è particolarmente ben posizionato, quindi ha delle forti relazioni, piuttosto che avere una forte brand identity, piuttosto che avere una persona che mi sa gestire in maniera corretta il budget, quindi che non mi spreca soldi. Da questi punti di forza e da questi punti di debolezza nascono le opportunità e le minacce. Opportunità, per esempio. Esempio che ho fatto prima, no? Io ho un buon marketing manager, è un mio punto di forza. Quali opportunità possono nascere? Possono nascere delle partnership strategiche importanti con dei grandi brand, sia in questo mercato che in altri mercati. Possono nascere dei nuovi prodotti brandizzati in maniera diversa. O se il marketing manager fa completamente il suo lavoro, quindi mi gestisce non solamente le revenue, ma mi impara a gestire anche i costi, che in teoria è cosa che dovrebbe saper fare, può abbassarmi il prodotto, i costi di produzione in base rispetto alla media del mercato. Quello può essere un punto di forza. Un punto di debolezza che si può trasformare in una minaccia può essere invece, per esempio, come ha detto lui prima, uno sviluppatore non bravo o un partner non efficace mi possono creare dei problemi nel time to market piuttosto che nella fidelizzazione del cliente. Qui sono riassunte tutte le domande a cui rispondere. Ho cercato di mettere insieme una lista in modo da darvi uno spunto di partenza. È uno spunto di partenza. Devo ammetterlo, sono andata apposta per voi a cercare quelle più strane. No, in realtà sono andata a cercare le analisi che erano più identificative, più semplici da poter spiegare per arrivare ad avere un quadro completo del mercato. Quindi sono andata a cercare di tirar fuori degli strumenti più o meno già preconfezionati che vi potessero dare una mano. Che cosa significa PEST? Per il nostro inglesofilo. Political, economic, socio-cultural, technological. Cosa significa? Qui sto andando a dare una prospettiva del mio mercato non più da un punto di vista numerico, ma esclusivamente da un punto di vista della situazione globale. Sto andando a descrivere qual è la politica, qual è la situazione politica nel mercato in cui sto andando ad approcciarmi. L'esempio classico è il nostro in questi giorni. Il mercato italiano a livello globale non è particolarmente ben visto. Tutti i problemi
che la nostra politica sta dando, il fatto di non avere un governo stabile, il fatto di avere dei premier che vanno e che vengono e che dicono cose diverse in tutto il mondo, non vado oltre perché sennò veramente domani mi vengono a prendere a casa, però avete capito quello che voglio dire essenzialmente. Questo per i nostri mercati. Se andiamo a pensare a situazioni ancora peggiori, non so, il primo esempio che mi viene in mente è Cuba. Quanto pesa l'embargo dal punto di vista politico, piuttosto che la dittatura. Perché noi siamo abituati a pensare che il business lo si faccia solo qui, o qui o in America, quindi che la situazione politica e economica sia, che ci interessa sia solo la nostra, quindi sia solo quella americana, sia solo quella italiana, che più o meno un po' tutti conosciamo. Ma se volete veramente iniziare a fare business, forse è il caso che vi iniziate a guardare attorno, iniziate a guardare anche quelle realtà dove non necessariamente si pensa di poter costruire qualcosa di solito. So, per esempio l'India che storicamente è visto qui da noi come un paese povero, un paese che non vale la pena di tenere in considerazione, in realtà è un paese che dal punto di vista del business è sviluppatissimo. Gli Emirati Arabi. Gli Arabi sono ricchissimi, però ovviamente hanno una situazione politica e socioculturale differente dalla nostra, però nessuno vi vieta di provarci. Per provarci dovete fare un'analisi di questo tipo, però dovete sapere come vi state muovendo. Per questo dicevo, volevo darvi in mano uno strumento che vi potesse essere realmente utile. La PEST vi aiuta a raccogliere l'insieme delle informazioni dal punto di vista, come detto, politico, economico, quindi è un paese in recessione oppure non lo è. È un paese a tassazione agevolata, è un paese che è definito la culla dell'evasione fiscale mondiale, cioè del tipo non andate a Panama a fare business, per piacere, vi cattano subito. Situazione socioculturale, volete fare business negli Emirati Arabi, però hanno una cultura completamente differente dalla nostra, quindi nel momento in cui vi andate a interfacciare dovete sapere che non potete mandare lì a relazionarsi un manager donna che abbia meno di 30 anni o 35, non mi ricordo sinceramente, siamo lì più o meno. Le donne non possono andare lì a lavorare se sono sotto i 30-35 anni, se non sono sposate. È abbastanza utile, no, questa analisi. Ma per voi il punto clou è questo, tecnologica. Volete andare a fare dei servizi di e-learning in Ghana, dove tra l'altro il mercato del Ghana in questo momento sulla formazione si sta muovendo moltissimo, sta muovendo molto anche dal punto di vista tecnologico, però le zone non sono completamente coperte, perché ovviamente hanno dei giorni in cui, le zone migliori fra l'altro, non arriva neanche la corrente, quindi figuriamoci la rete internet. Quindi probabilmente bisogna prevedere o delle soluzioni alternative o rinunciare all'idea. Allora, questa è molto carina, è fatta anche lei a quattro riquadri. E a che cosa serve? Andare a capire nel momento in cui io ho il mio prodotto come muovermi, in quali direzioni. Mercato e prodotto.
Questi sono i miei due assi principali. Posso decidere le strategie di penetrazione del mercato, sviluppo del mercato, diversificazione e sviluppo del prodotto. Questo cosa significa? Mi muovo a seconda del fatto che il mio prodotto, che io voglia fortificare un prodotto che già ho, o che comunque già esiste sul mercato. Interpretate sempre quello che vi dico in riferimento al fatto che la vostra app, sì, magari è nuova, però ha già dei concorrenti che lavorano, ok? Quindi, dicevo, quindi quando io parlo di esistenti, è un'app che per voi ha già dei concorrenti. Allora, dicevo, le scelgo le mie strategie e mi muovo a seconda del fatto che io decida di fortificare qualcosa che già esiste o di innovare completamente. Come lo decido? Lo decido analizzando che cosa può succedere se io mi muovo in una determinata maniera. Allora, poniamo il caso che io decido di fortificarmi nel mercato che già ho con un prodotto che già esiste. Come faccio? Essenzialmente qui vi ho riassunto quelli che più o meno sono i punti. Questo è, come ho detto, il riquadro 1, X1, Y1, penetrazione del mercato. Cosa voglio fare? Voglio vendere maggiori quantità agli utenti che già ho. Come posso fare? Facendo pubblicità, introducendo programmi di fidelizzazione, lanciando iniziative promozionali varie, quindi essenzialmente puntando sull'area del marketing. Ok? Voglio rimanere fissa sui prodotti che ho, ma andare su nuovi, mercati. Strategia si chiama sviluppo del mercato. Come faccio? Punto su diversi mercati geografici, sia in patria che all'estero. Oggi mi sono rivolta semplicemente a Milano. Domani provo, vado a Bari. Utilizzare diversi canali di vendita, quindi vendevo solo offline, adesso inizio a vendere anche online. Usavo solo vendita diretta, adesso vendo tramite dei programmi di affiliazione. Questi sono esempi, ragazzi, non prendete tutto per statico, mi raccomando. Altro metodo, prodotto nuovo, mercato già esistente. Molto banale. Io offro ai miei clienti un prodotto diverso al quale, a quello di cui sono già abituati. Questo mi permette di dare un qualcosa in più, qualcosa di nuovo, di estendere la mia gamma di prodotti, quindi essenzialmente di dare una possibilità di scelta maggiore, quindi di andare a toccare un'area più ampia, di andare a soddisfare o creare dei bisogni che magari prima non esistevano o che comunque non erano nelle priorità dei miei clienti, o per i quali io ovviamente non interagivo con i miei clienti. Diversificazione, cambiamo tutto, cioè nuovo mercato, nuovo prodotto, X serie di prodotti su X mercati. Ossia spariamo destra a manca, prima o poi da qualche parte ci becco.
tendenzialmente il principio è quello. Non è una delle migliori strategie, però dipende sempre dalla tipologia di prodotto che avete. Questa è un'evoluzione della matrice di Ansoff, dove ci sono tre riquadri in più, ossia si prende in considerazione lo step intermedio, quindi vado a estendere il mercato che già esiste, quindi non lavoro su quello esistente, non lavoro su uno totalmente nuovo, ma lavoro su un mercato più ampio e su dei prodotti modificati, quindi non prendo prodotti esistenti, non prendo dei prodotti totalmente nuovi, ma prendo dei prodotti che sto andando a modificare. Prendo in analisi dei prodotti con delle feature aggiuntive, per esempio. Allora, le cinque forze di Porter. Le cinque forze essenzialmente, questa è l'analisi più conosciuta probabilmente, è quella che ci permette di andare a prendere in considerazione il mercato a livello globale, è quella più semplice, quindi vi consiglio nel momento in cui non avete troppa dimestichezza di utilizzare magari anche solo questa. E, molto banalmente, com'è strutturata? Abbiamo al centro i concorrenti, ossia qui andiamo a descrivere chi sono i nostri concorrenti, nomi e cognomi, cosa fanno e quanto pesanti sono sul mercato. Sarebbe bello se ci bastasse, ma purtroppo non è così. Ai nostri concorrenti noi dobbiamo andare a correlare ovviamente i clienti. I clienti perché? Quando vedete scritto potere contrattuale dei clienti, il cliente si collega fortemente al concorrente perché ci mette un secondo a passare da una parte all'altra. Più il cliente ha la possibilità di andarsene, più forte è il suo potere contrattuale, ovviamente. E questo dipende da quanta concorrenza c'è. Fornitori, più o meno la stessa cosa. I fornitori ci possono creare dei seri problemi nel momento in cui non siamo in grado di gestire i rapporti con gli stessi. Perché? Un fornitore può diventare un nostro competitor, perché ci può integrare a monte o a valle. Un fornitore può andare a fornire un nostro competitor. Un fornitore, se è unico sul mercato, può strozzarci coi prezzi e quindi impattare direttamente sul costo del nostro prodotto. Questo è il motivo per cui tendenzialmente si fa il benchmark, ossia si prendono i vari fornitori, si fa un'analisi quali quantitativa e si verifica qual è il migliore, tenendo sempre gli altri sotto, in maniera da averne sempre uno sotto scacco e nel qual caso facesse il brillante lo potete sostituire. Anzi, molte società usano proprio per principio la gara, quindi il bid, per poter scegliere a chi assegnare un determinato progetto. In questo modo non garantiscono di non avere un fornitore univoco, e hanno sempre la possibilità di muoversi anche in altre direzioni e di avere il migliore dei prezzi. I prodotti. Vado a vedere quali sono i prodotti che ci sono sul mercato e vado a vedere quali sono in particolare i prodotti sostitutivi.
quanto può impattare, come avevo detto all'inizio, no? Se il mio prodotto è totalmente nuovo, esistono dei prodotti che esistono sicuramente dei prodotti che si integrano tra di loro e vanno a costituire un qualcosa di simile del mio prodotto. Se il mio prodotto non è nuovo, ma ha dei competitor, come ho già detto, sicuramente esistono dei prodotti sostitutivi che, integrandosi gli uni con gli altri, vanno a creare una sorta di concorrenza. Non sono dei concorrenti diretti, ma sono dei sostituti che io posso andare a prendere in considerazione, io come cliente. Per questo è importante anche tenere sott'occhio come si muovono, come si generano, come nascono, come muoiono, qual è il loro pricing, qual è l'utenza che si rivolge a questi prodotti sostitutivi. Quanti dei miei clienti posso rischiare di perdere in quella direzione? Minaccia di nuovi entranti. Questo raccoglie un po' tutti i precedenti, anche se messo su là in alto in un angolino da solo, in realtà è un insieme di tutte le varie cose. Cioè, i nuovi entranti chi sono? Sono dei nuovi prodotti che possono prendere e buttare fuori il mio dal mercato, elevargli una fetta importante. E sono nuovi prodotti che possono essere nuovi prodotti di concorrenti, possono essere nuovi prodotti sostitutivi, possono essere fornitori che ci integrano, possono essere clienti stessi. Magari noi abbiamo un'app che sviluppiamo appositamente per un determinato tipo di portale e noi diamo il servizio in esclusiva, abbiamo un contratto, ma alla fine del contratto questo nostro cliente, che è un cliente, ci butta fuori perché ha sviluppato di per sé la sua app, l'ha sviluppata in home e noi non gli serviamo più. Quindi queste sono definite le cinque forze, perché sono le forze appunto che vanno ad impattare sul mio mercato, quindi sulla mia presenza nel mercato. Immaginate che voi siete una biglia in un mercato e su questa biglia vanno a interagire varie forze che la devono tenere in equilibrio. Anzi, no, meglio ancora, siete un aereo che sta volando, ok? Su questo aereo agiscono diverse forze, tra le quali la forza di gravità e... abbiamo ingegneri aerospaziali? No, vabbè, fa lo stesso. Comunque, vabbè, su questo aereo agiscono diverse forze che lo tengono in equilibrio mentre è in volo. Ognuna di queste forze, a seconda di come si sposta, impatta direttamente sulle altre e sul fatto che il nostro aereo stia lì